Il mio papà è bello e forte. Osservo la foto che lo ritrae giovane, con lo sguardo fiero e la luce sul petto nudo che risalta la muscolatura. Indossa due guantoni da pugile e mi sembra di sentire le sue parole quando raccontava delle sue vittorie e di quelle sfide, prima di tutto con la vita, che ha affrontato sul ring. Sembravano tanti chicchi di riso, diceva, ripensando alle tante persone che accorrevano per un applauso che lui non poteva sentire. E immagino le signorine che gli girano intorno, in ammirazione di quel concentrato di forza, o forse per la tenerezza di quello sguardo di giovane uomo che vive nel silenzio della sua sordità profonda. La mia mamma è una principessa. Guardo le sue foto, ha la gonna vaporosa e i tacchi a spillo, che indossa con disinvoltura. Mamma mia, com'è belle, come sono belle le sue amiche. Quei sorrisi in bianco e nero attraversano il tempo e mi raccontano di un prima di me che mi sembra impossibile sia esistito. Sono femmina anch'io e vorrei tanto diventare lei e loro. Un giorno sarò donna e so che ci saranno ancora, perché l'amicizia dura per sempre. Loro me lo insegnano ogni giorno. Il mio papà è dolce. Mi accoglie tra le sue braccia, in cui mi rifugio volentieri, e mi accuccio sul suo petto a sentire il calore dell'amore. Lo so, lo aspetto, e arriva. Eccolo! Le sue gambe cominciano a salterellare. La sua mano disegna il volo di un aereo che fa brrrr brrrr e punta alla mia pancia. Mi contorco dalle risate per il solletico. Poi arriva il suo canto sordo. La voce rauca, ma segue il ritmo come un tamburo. Ninna, nanna, ninna, nanna, brrr, brrr. Ho 6 anni, 10, 20, 47, ma che importa? La mia mamma è la mia migliore amica, ma non un'amica come tutte le altre. Parliamo tanto e di tutto, con parole scandite tra le labbra e con le mani, anche di come nascono i bambini, del mio corpo che cresce e si trasforma, dei miei primi amori. Lei legge tra le righe anche le emozioni che non so raccontare, né piangere, ma soltanto vivere, forse anche quelle che so solo scrivere. Il mio papà è come il brontolo dei 7 nani. Sono una giovane adolescente e non ho voglia di ascoltarlo. Ha sempre qualcosa da rimproverarmi e forse per lui dovrei solo comportarmi bene e studiare. Ma io scalpito di vita e ho voglia di divertirmi. Per fortuna c'è la mamma che mi capisce. Però mi piace quando vedo il suo sguardo fiero per un bel voto a scuola, su materie di cui non conosce nemmeno l'esistenza. La mia mamma è generosa, mi ha fatto il dono più prezioso, mi ha regalato una famiglia, compreso un papà e un fratello, perché è sempre stata lei il collante principale. Ci ha aiutato a guardare l'amore e la bellezza, oltre i nostri limiti, e a volerci bene così, semplicemente per come siamo. Anche se da buon capitano è sempre stata la prima a raddrizzarci tutti, ogni qualvolta ce n'è stato bisogno. Il mio papà è un artista. Lo ricordo a ogni età concentrato sulla tela con il pennello in mano e riconosco in quel momento il vero silenzio, quello che ti mette profondamente in contatto con la tua anima.
La mia casa è sempre stata piena dei suoi quadri, degli amati paesaggi della sua terra, di sguardi e corpi umani, di colori a olio e odore di trementina. Ogni mostra era un'occasione di festa e di incontri anche importanti. Un motivo di orgoglio per me, per lui e per la nostra famiglia. Anche la mamma è un'artista. Tazze, tazzine, vasi, piatti, zuppiere, vassoi. Le sue porcellane decorate raccontano la femminilità e la delicatezza del suo animo. Ma la sua creatività non ha confini. Ci disegna addosso i vestiti di carnevale, addobba l'albero di splendide palline in patchwork. La casa di fiori dipinti a olio riempie il nostro quotidiano di fantasia e della voglia di creare bellezza con le mani, oltre che con le nostre vite. Il mio papà è un gran lavoratore. Le rare volte che si ammala, tocca a me telefonare al direttore per avvisare. Il suo tono è pieno di affetto e stima. Perché il mio papà è sempre presente e svolge il suo lavoro con passione e competenza. Suo figlio ha le mani d'oro, disse a mio nonno. Inizia come bidello al Museo di Scienze Naturali di Milano, ma nel giro di poco diventa preparatore entomologico e tante altre cose. Mi piace tanto andarla a trovare sul lavoro. Nel suo ufficio ci sono farfalle e insetti da imbalsamare, fogli e disegni, il normografo con cui scrive sui cartelloni. Mi mostra i suoi lavori in giro per il museo, tra scimmie, orsi e animali preistorici. Lui ha aiutato nella preparazione di quell'enorme triceratopo che troneggia all'ingresso. I suoi sono i fondali dipinti di alcuni diorami che io mi incanto a guardare. La mia mamma è social, da molto tempo prima che inventassero i social. La nostra casa è sempre piena di amici. Molti di loro, ma non tutti però, sono sordi, come lo sono i miei genitori. Molti di loro sono artisti, come lo sono i miei genitori, e fanno cose davvero meravigliose. Ogni occasione è buona per fare festa e le nostre case si riempiono delle loro voci diverse, mentre le loro mani si muovono nell'aria e disegnano parole che ho imparato ad ascoltare con gli occhi. Mi raccontano di una vita che può essere felice. Ed è proprio così che vorrei essere da grande, felice. Il mio papà ama mia mamma. Non sempre però nel modo in cui mia mamma vorrebbe essere amata. Ricordo qualche anno fa in un ospedale, poco prima di un'operazione importante. Mia mamma in un angolo con il broncio. Medici e infermieri sorridono. Con una tenerezza nuova che mi sorprende. Mio padre si è appena raccomandato con tutti. Io devo tornare perché amo mia moglie. Siamo sposati da 50 anni e io la amo più di prima. Uno sfoggio di sentimenti che la fa vergognare, ma che forse ha portato più di un sorriso nell'alba di un giorno qualunque, nelle corsie di un ospedale. La mia mamma e il mio papà hanno tanti fratelli, 7 più 5 per essere precisi. E io ho un sacco di cugini con cui giocare e fare festa, ma solo due nonni, quelli di papà. Non riesco a immaginare cosa significhi perdere i genitori quando sei poco più che una bambina. Ma oggi so. È proprio guardando dentro a quella ferita antica che
e profonda che la mamma è diventata così bella. Il mio papà e la mia mamma sono nonni speciali. Cullano tra le braccia la mia Valentina e la guardano pieni di ammirazione mentre cresce a passo di danza in mezzo ai disegni e ai tanti colori con cui ama raccontare la sua vita. Loro l'hanno sempre saputo. Non c'è opera d'arte più grande di un essere umano. E io lo so, non potevo far loro dono più bello. Il mio papà è un vecchietto di 86 anni. Cammina con il bastone, a passi lenti, poggiando la mano sulla mia spalla. Ogni tanto si ferma per riprendere fiato. Devo ripetergli le cose più volte e non sempre capisce. Mi guarda sconsolato quando lo sgrido, perché di nascosto ruba qualcosa, qualsiasi cosa di un po' goloso che fa impennare il suo diabete. Ma gli scappa anche un sorriso, che io invece devo trattenere. Il mio papà ha quasi 91 anni ed è così fragile. Le accarezzo il capo su un letto di ospedale e chissà se mi sente. Lo chiamano coma. Ho ancora il suo sguardo addosso e due parole di qualche giorno prima. Mirella, casa. Mentre nell'abbraccio della notte ascolto il suo respiro farsi piuma, nell'attesa che un soffio di vento lo porti al cielo, e chiedo solo una preghiera. La mia mamma ha 83 anni ed è ancora così bella e piena di energia. Si gode la vita e tutto ciò che di bello ha ancora da offrirle. Se n'è andata via, senza preavviso, in un giorno qualunque. Oggi la mia mamma e il mio papà sono cielo. Oggi il cielo è dentro di me ed è lì che li incontrerò per sempre.